Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2020. Signori, ci aspetta il Gran Premio di Francia. Allora, signori, prima di partire col video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per le leggende e per il supporto che date alla serie e al canale. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Maullo941, e vi ricordo anche di seguirmi sul canale quello viola per le live, che ogni tanto anche lì ci dilettiamo a fare qualche live e giocare assieme. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo, ci aspetta il Gran Premio di Francia, che non mi ricordo completamente nulla, però veniamo da una bella vittoria in Canada. Noi, allora, al solito mi vado a fare le prove libere off camera e ci vediamo per le qualifiche qua in pista per correre e andare a cercare di fare un buon risultato, signori. Ok, signori, mi sono fatto le prove libere, sono andato abbastanza bene. Adesso siamo alle qualifiche. Diciamo, il circuito è bello. Non me lo ricordavo all'inizio, infatti ho avuto qualche problema a indovinare le curve, come si dice in siciliano, a inzittare le curve. Però va bene, però va bene. Dico, sono andato abbastanza bene. Speriamo ora di fare un buon giro di qualifica, perché è un Gran Premio veloce, quindi dovessimo riuscire a partire davanti, sarebbe tanta roba. Sarebbe tanta roba. Vediamo un attimino come riusciamo ad organizzarci? Ad organizzarci, se riusciamo a fare un buon giro, sempre se riesce a caricare il gioco, se abbia a cadere il gioco, signori. Ok, ci siamo, signori, non perdiamo tempo. Rapido, veloce e indolore. Se parte così, subito. Debotto, DRS sparato, subito, prima curva a sinistra. Ci spariamo il freno, la prendiamo leggermente larga, però va bene. Rimaniamo. No, madonna mia, che erroraccio. No, dai, la prima curva non si possono fare errori. Bottas già se n'è andato. Ma porca paletta ambriaca. Dai che recuperiamo però. Dai che recuperiamo, ci credo. Dai macchinina che recuperiamo. Dai che recuperiamo, facciamo un buon giro. Dai che ce la famo. Dai che ce la famo, dai che ce la famo. Dai che ce la famo, siamo quarti. Dai, chi è primo? Verstappen. Dai, ora Bottas. Chi se n'è? Non recuperiamo lo stesso. Teniamo botta però, teniamo botta. Ci spariamo la frenata, allunghiamo la frenata. Buona qui. Ok, destro sinistro. Siamo saliti in prima posizione. Bella così, bella così. Dai. Combattuta, combattuta. Combattuta, mi sento Toretto, signori. Mi sento Toretto. Mi sento Toretto, mi sento Toretto. Madonna mia, come l'abbiamo tagliata male. Madonna mia, come l'abbiamo tagliata male, signori. Però non ho guadagnato niente. Addirittura avevo anche perso. Avevo perso una posizione. Dai, l'abbiamo tagliata malissimo. Che dico, se era un Gran Premio reale, ci avrebbero squalificato per tutta la stagione praticamente. No, come quarti, secondi, primi. Ci giochiamo tutta l'ultima curva, signori. La presa brutta, presa bruttissima. Presa bruttissima. E vabbè, quarti, signori. Se ci finisce bene, quarti. C'è finita bene. Abbiamo preso l'ultima curva malissimo. Abbiamo preso l'ultima curva malissimo. Ero tanto carico. E troppi errori durante questa qualifica. Va bene. Cercheremo di fare una buona partenza e di recuperare. Allora, noi siamo quarti e il nostro compagno Ghiotto sedicesimo. Va bene. Dai, non è andato male. Bravo Ghiotto. Sono contento, sono soddisfatto. Bravo Ghiotto, bravo Ghiotto. Dai, signori, ci vediamo in pista per la gara. Veloci, veloci. Some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Niente, Tom ci dice sempre le stesse cose. Abbiamo preso punti l'ultima volta, quindi speriamo di arrivare nella top 10 anche oggi. Carichi, signori. Siamo quarti. Siamo quarti. Hamilton, Bottas, Verstappen. E quarta la Papa Maullo con la Maullo Racing. Grande la partenza, grande la partenza. Dai. Da che lato è la prima curva è qua a sinistra. Dai, levatevi. Madonna mia, come siamo passati vicini. No, perché sta curva la sbaglio sempre? Verstappen è ripassato. Verstappen è ripassato. Mannaggia a me. Mannaggia a me. Attenzione, attenzione all'interno. Mi ha dato una botta, ma teniamo botta, signori. Ci hanno dato una botta che forse è stato Vettel. Vettel che vuole recuperare dietro in classifica rispetto a noi. Allora, stiamo guidando una merda. Stiamo guidando una merda. Dobbiamo un attimino riconcentrarci, signori. Dobbiamo un attimino riconcentrarci. Non c'ho il DRS, però c'ho. Ok, va bene. Ci siamo difesi nei confronti di Vettel. Nei confronti di Vettel che deve recuperare. Mamma mia, taglione terribile. Avvertimento. Ok, va bene. Chiedo umilmente perdono per il taglio di curva. Chiedo umilmente perdono. Dai. Super Verstappen, Super Verstappen. Monetale al sorpasso, monetale al sorpasso.
Ma che vuoi? Questo parla da solo, questo parla da solo. Buttati all'interno, buttati all'interno! No, troppo! Stavamo per pigliarcelo, stavamo per pigliarcelo. Stavamo per dargli una botta. All'esterno, bellissimo, bellissimo all'esterno, all'esterno. No, non sono riuscito. Ho dovuto frenare un attimino troppo. Calma, calma, calma. Intanto l'aereo è partito, signori. C'era un aereo in partenza. Calma, 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 calma. Frenatona, frenatona. Aia, mannaggia, gli abbiamo dato una botta. Ah, che cazzarola, mannaggia. Mannaggia, la stiamo facendo bene. La stiamo facendo bene. Abbiamo dato una botta a Verstappen. Pensavo si allargasse un po', che invece neanche per la solfa. E ora io non tengo più tanto bene la macchina. Mannaggia a lui. Mannaggia Verstappen, mannaggia Verstappen, signori. Ce la stavamo giocando bene, dai. Vediamo cosa riusciamo a fare. Dai, 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 dai. E qui non riesco più a fare le curve veloci, mannaggia me. Dai, 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 accelera, 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 accelera. Accelera, 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 accelera. E vabbè, Bottas se ne sono andate. Le due Mercedes se ne sono andate, signori. Le due Mercedes se ne sono andate. Qua non riesco più a fare le curve come le facevo prima. E vabbè, dai, dai, calma, 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 calma. L'importante è difenderci nei confronti di Verstappen. Che già la terza posizione sarebbe tanta roba, signori. Terza posizione sarebbe tantissima roba. Questa la potevo fare in accelerata e invece ho frenato. Dai, dai, calma, 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 calma,
anzi, riuscissi a metterci qualche secondino in più, che non sono le guardie, ma stiamo parlando proprio di tempistiche, sarebbe tanta roba. No, che ha fatto Verstappen? No, Verstappen si è fermato ai box. No, Verstappen bastardo. Perché si è fermato ai box Verstappen, che così ha lasciato pista libera a Vettel? No, non ci voleva questo, signori. Verstappen si è fermato ai box. Ma perché? Che gli ho danneggiato a Verstappen? No, Verstappen ai box no. Mo Vettel ci svernicia malissimo. Mo Vettel ci svernicia malissimo. Altro che mantenere un secondo di vantaggio. Mo Vettel ci svernicia malissimo. Apri tutto, apri tutto. Corri, corri, siamo al terzo giro, Vettel. Vettel ci svernicia, signori, Vettel ci svernicia. Dobbiamo difenderci con le unghie e con i denti. Calma, calma e concentrati, calma e concentrati. Non possiamo perdere la terza posizione. Ti butto fuori, Vettel, io te lo sto a dire. Vettel, io te lo sto a dire, ti butto fuori. Non ho problemi di sorta, ti butto fuori. Io te lo sto dicendo, l'abbiamo presa larghissima, Vettel. Mi ha dato una botta, Vettel. Io l'avevo avvertita a Vettel. Collisione con Vettel. Ma mi è venuto lui addosso, scusatemi. Non c'entro nulla io, scusa, io stavo a fare la mia traiettoria. Mi è venuto lui a speronare, dico. Avanti il prossimo, chi è il prossimo? Ricciardo? Però mi ha dato collisione a me, è un bastardo. Tante macchine e boh, che è successo? Anche Ricciardo, è successa una caciara terribile. Sono entrati tutti ai box, ma perché? Cioè, io non ho fatto nulla, signori. Ma perché? Vabbè, va bene per noi, va bene per noi, va bene così. Va bene così. Non mi lamento, non mi lamento, va bene. Abbiamo messo spazio fra noi e Ricciardo, che è di Russo. Dovrei cercare però di evitare di fare delle cacate terribili. Dai, 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 dai. Apri tutto l'apribile e andiamo. Abbiamo 2 secondi di vantaggio su Ricciardo. Ok. Non ho capito perché si sono fermati tutti. Si è fermato Vettel e si sono fermati. Hanno avuto paura, signore. Hanno avuto paura e si sono fermati tutti. Vabbè. Non è un problema nostro. Non è un problema nostro. Noi facciamoci la nostra bellissima gara. Manca un giro e mezzo alla fine del Gran Premio. E dobbiamo semplicemente portarci a casa questo terzo posto, che sarebbe potuto essere qualcosa in più se non avessimo toccato Verstappen
alla fine del primo giro, però ci accontentiamo, ci accontentiamo. Avvertimento, taglio curva, ma non l'ho tagliata la curva, dai. Ma quanto sei stronzo. Ho fatto di peggio durante il Gran Premio per una semplice, perché ho messo semplicemente due ruote fuori un attimo dalla cosa, taglio curva, ma no, Ricciardo si è avvicinato tantissimo. Ricciardo si è avvicinato tantissimo, non va per niente bene questa cosa. Ultimo giro, Ricciardo si è avvicinato tantissimo e questa cosa non va per niente bene, signori. Ok, Ricciardo, io ti consiglio di stare dove sei, Ricciardo. Io ti consiglio di stare al tuo posto, Ricciardo. Perché una quarta posizione è manna dal cielo, Ricciardo mio. La tua quarta posizione è in manna dal cielo. Quindi io ti consiglio di rimanere al tuo quarto posto bello tranquillo, perché ti do un colpo che finisci fuori. Dico, io l'ho avvisato, signori, io l'ho avvisato. Io l'ho avvisato. Questo è capace, mi piglia la scia per superarmi. No, 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 no. Sei stronzo. Non c'è niente da fare. Sei stronzo e non mi hai fatto vedere la frenata della curva. Mannaggia a te. Meno male che non mi ha penalizzato, signori. Meno male che non mi ha penalizzato. Attiva tutto l'attivabile. Questo era all'interno. Questo era all'interno. No, ci rimango io all'interno. Se vuoi te vai a fare il giro al largo. Ecco, tipo così. No, 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 no. Ricciardo, siamo in troppi in questa curva. Ricciardo, siamo in troppi in questa curva. Io te l'ho detto, Ricciardo mio, io te l'ho detto. Madonna mia. Madonna mia. Combattuta e sudata. Combattuta e sudata. Ultima curva, ultima curva, ultima curva. Non facciamo cacate nelle ultime curve. Ricciardo e Leclerc si stanno ammazzando. Bene così, ammazzatevi che io me ne vado. Sudatissima, signori, sudatissima. Dai, dai. Terzo posto sarebbe manna dal cielo. Non sbagliamo questa curva perché mi ammazzo. Grande così. Attiva tutto l'attivabile. Ok. Ricciardo quarto, Leclerc quinto. Va bene così. Damose, damose, signori. Buono così. Anche Tom è contento. Anche Tom è contento. Pilota del giorno Kvyat, va bene. Chi se ne frega. Noi abbiamo fatto fuori abbiamo fatto fuori Verstappen e Vettel. Però pilota del giorno, va bene così, signori. Va bene così. Vediamoci velocemente il podio, in cui finalmente festeggiamo anche noi dietro le due Mercedes. Peccato, ripeto, per aver danneggiato l'ala. Se no penso che ce la saremmo un attimo potuta combattere un poco meglio, invece di doverci difendere col coltello fra i denti. Però va bene così. Oh, che siamo simpatici. Che siamo simpatici. E va bene, non fa nulla, non fa nulla. Terzo posto è sempre meglio di niente, signori. Meglio di niente. Sono sempre punti importanti per la Maullo Racing e per il nostro Papa Maullo, che si porta a casa quanti? 12 punti? Non mi ricordo, sinceramente. Ma va bene, ok, basta. Basta brindare troppo, che poi ci perdiamo la concentrazione. Dai. Oh, Ghiotto è arrivato decimo, signori. Attenzione. Ghiotto è arrivato decimo, partito 14esimo, è arrivato decimo, porta a casa il suo primo punticino. Grande Ghiotto. Grande, dove sta Ghiotto? Ghiotto, 16esimo con un punto. Grande Ghiotto, bravo così Ghiotto. Noi siamo terzi, 130. Siamo dietro Hamilton e Verstappen, va bene. Invece classifica costruttori, 131 punti. Distacchiamo la Ferrari, buono così signori. Buono così, va bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Ma Giorgia, ma tu te lo fai lo shampoo ogni tanto? Cioè, c'ha dei capelli terribili. Sono contento, lo faccio per vederli felici. A questi livelli a volte i contatti sono inevitabili, per forza. Ma non è vero, nessuno vuole arrendersi, queste sono cose che succedono, è ovvio, dico. Comunque, secondo me lo shampoo non se lo fa, Giorgia. No, no, c'ha sempre questi capelli pieni di olio, se brutti. Dico, mamma mia. Ma porca miseria. Sì, rinnovo gli sponsor. C'è saltato un coso. Riempi in maniera automatica. Qual è il prossimo Gran Premio? Scusate, Austria. Ok. C'è saltato un. Cosa abbiamo fallito? Mannaggia a voi, perché vi pago? Per rompere le cose vi pago. 600, va bene, sviluppa normalmente. Dai, è così. Ma porca miseria. Va bene, signori, allora per questo Gran Premio è tutto. Noi ci vediamo al prossimo Gran Premio in Austria. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao.